Sono passati ormai un paio di giorni dall'arresto di Broccoletto. L'interrogatorio con lui mi ha confuso. Non sono più sicuro della mia vita. I dubbi mi tormentano. Ho bisogno di parlarne con un amico fidato, un compagno d'armi, un grande supereroe, forse il più grande tra tutti. Se avete capito bene, Super Esaurito? Eccolo, sta arrivando. Super Esaurito, eccomi, sono io. Mr. Child. Che ci fai qui? Sto nel pieno di un'azione contro il crimine, sto inseguendo uno spacciatore di hashish. Di che hashish? Vabbè. Lascia stare questo inseguimento, c'è una missione più importante da compiere. Dobbiamo salvare il pianeta. Ma io ho finito il fumo. Come faccio senza? Rischio di perdere i superpoteri. Ho la Maria con me, altrimenti che Mr. Child sarei? Non l'hai comprata, vero? È illegale comprarla. Ma che dici, Super Esaurito? Io me la coltivo a casa, solo natura nel mio organismo. Non faccio come te che la sequestri agli spacciatori e poi te la finisci tutta in nome della giustizia. Poche chiacchiere, allora fai subito questa cialda a Mr. Child. Devo parlarti. Sai che ho il compito di incastrare Broccoletto. Certo, so anche che lo hai già arrestato. Ho letto i rapporti. Ma è vero che non ha opposto resistenza? Sì, è vero. Dice che la violenza genera solo violenza. Ecco un altro pacifista della cippa. Dice molte cose strane. Dice che i governi sono il male del pianeta, e che i politici fanno solo gli interessi delle aziende e non dei cittadini. I cittadini non esistono più, sono diventati solo dei clienti, ai quali si può fare anche il lavaggio del cervello in nome del lucro. Deve essere proprio buona questa Maria, fanne fumare un po' anche a me, senti le minchiate che dici. È la verità, Super Esaurito. Non ci rendiamo conto neanche più che fuori dal nostro sistema esistono altre civiltà, altre culture, altri popoli. Ah sì? E quali sarebbero? Quelli che stiamo distruggendo per proteggere il nostro benessere. Fammi qualche esempio, Mr. Child. Cerca di essere più chiaro e intanto fai sta canna che mi sto fumando sotto. Pensa al petrolio in Nigeria. Ai diamanti in Sierra Leone, all'acqua in Sud America, ai gasdotti in Iraq. Sono tutti popoli ridotti alla fame, alla guerra, alla disperazione solo per alimentare la nostra ingorda avidità. Mr. Child, parli come un fattone comunista. Non è colpa nostra se quei popoli sono sfigati. Noi abbiamo il dovere di difendere il nostro popolo. Nel modo come lo difendiamo noi, stiamo alimentando le minacce, diamo forza ai pericoli. Stiamo spingendo orde di disperati alla fuga dalle loro terre. Stiamo distruggendo risorse naturali e essenziali per la vita. Stiamo dando fuoco all'odio e al dolore. Mr. Child, ma che stai a di? Non hai mai fatto questi discorsi. Sto Broccoletto t'ha dato alla testa. Sì, è vero. Mi ha confuso. Per questo sto parlando con te. Ho bisogno di fare chiarezza. Tu hai bisogno di ferie. Vatti a fare una bella crociera. Lo sai che le navi da crociera hanno grosse responsabilità sull'estinzione delle balene? Sembra che i loro sonar impediscano alle balene di comunicare tra loro. È per questo che vanno alla deriva, è per questo che si perdono. Mr. Child, e sti cazzi. Non possiamo pensare a tutto noi. Dai, fai sta canna e andiamoci a fare un bel panino da Mac, ci beviamo una bella Coca-Cola e non ci pensiamo più. Ma che sono queste risate? Da dove vengono? È il pubblico a casa che ride. Ma non c'è niente da ridere. La situazione è grave. Ma come non c'è niente da ridere? Non lo vedi come sei vestito? Che cos'è? Sto effettuando un'intercettazione telefonica. Ma non dovrebbe essere vietato? Lo è solo per alcune cariche istituzionali. Gli altri posso intercettarli. È una questione di sicurezza. Sì. La loro sicurezza. Mi hai convinto, Super Esaurito? Famosa una bella canna. Finalmente. Poi ci penso io a sto Broccoletto. Gli faccio passare tutti gli istinti da socioambientalista del popolo viola Beppe Grillo Greenpeace d'esta ceppa.